Signor alligatore, per favore, può scendere di lì? Non è un piccione. Venga giù, signor alligatore. Venga giù di qua. Non è un piccione. Allora, scenda. Vada a mangiare il villico. Non è per farle un torto, ma lei non può stare lì sopra, che poi se cade in testa un villico lo uccide. Cioè, guardi questo villico. Vedi che non è neanche tanto sano di cervello. Al massimo... Se lo va a mangiare veramente? Aspetta. Raga, vi giuro che non ho fatto niente, sto stavo andando a mangiare. Comunque, bentornati sul canale, sono Xenon, ragazzi, qui su Minecraft. Faccio un video particolare perché andremo a vedere, ragazzi, come creare i figli dei mob. Che può essere il figlio di un creeper, il figlio di un pigman, il figlio di un... di cosa? Di una strega. Quindi, raga, prima che cominci questo video, soprattutto perché io sono vestito in maniera veramente molto, tipo, ci siamo capiti, no? Comunque, raga, con un bel like, un pollicione su, magari, ragazzi, commentatemi sotto con scritto... Le foche, raga, perché ci sono anche le foche. Signora foca, buongiorno. Ci sono anche le foche, signor... Ma, ecco, vedete, raga, è un po' intricheco. Però, raga, come tanto sono uscito le foche, anche perché se avessimo avuto il bolso oggi ci sarebbe stato letteralmente un casino micidiale. Ma non ce l'abbiamo e le cose vanno bene. Vi ricordo anche che se non l'avete ancora fatto di iscrivervi al canale e di attivare la campanellozza, anche perché non pubblico tanti video qua sopra, ma la maggior parte sono tutti totalmente deliranti. Quindi, ragazzi, se volete un po' assorbirvi di un po' di delirio, potete farlo appunto attivando la campanellozza e iscrivendovi al canale. Raga, il primo che andrò a vedere di quelli dei mini mob sarà questo, signor me. Adesso vi lascerò anche la mod, che se la volete provare ve la lascio qua sotto. Sarà il baby Iron Golem, raga, il figlio del nostro golem di ferro. Allora, innanzitutto facciamo suo padre, no? Facciamo, anzi, raga, prendo anche la fence, facciamo anche la staccionata, quindi staccionatozza, perché poi altrimenti mi scappano via. Sì, vediamo di creare subito il nostro svagosissimo Babbo Golem. Signor Babbo Golem, si crei, per favore. Si crei. Signor Babbo Golem, ok. Allora, signori, questo è Babbo Golem, no? Quello col naso più lungo, le braccia più lunghe, tutto più lungo, ok? Suo figlio è questo. Il piccolo golem che cerca anche di dare una rosa. Raga, guardate quanto potrà essere affettuoso un piccolo golem che cerca di dare una rosa. Magari, che ne so, un villico. Non siamo di spawnare un villico. Adesso qua avrò dei villici particolari. Cosa fa? Perché corre? E voilà. Signor carrozzaio, corazzaio, corazzaio, insomma, quello che è, vada. Signora Melanie, vada dentro con i golem. Dai, su, non le fanno niente, non sono degli orchi. Dai, vada dentro, su, sia un pochino cortese. Le vuole dare il fiore, il povero golem. Signora Melanie, lei mi sta un pochino irritando. C'è il povero piccolo golem che le vuole dare una rosa. Ok, la vada a prendere, vada dentro. Prima che io mi sia costretto a utilizzare cose brutte come le armi. Vada dentro, vada dentro. Vada dentro, porca miseria, vada col golem. Oh, perché non devo poi arrabbiarmi. Signora Melanie, per favore, ecco. Raga, ma la cosa che voglio domandare, ma il mini golem, no? Agisce come il golem normale, ovvero che va a attaccare gli zombie, oppure no? Quindi, se proviamo a spawnare subito un bellissimo zombie, tipo zombie, un classico zombie, no? Zombie secolo, perché fa un urlo che sembra che tipo sia un anziano che tipo fa dei rigurgiti. Uno zombie... Ok. Funziona come il... come quello è normale. Cioè, praticamente è distruttivo. Tra l'altro, anche la gallina era piuttosto strana. Ma secondo me perché è... questa mod c'è anche il baby zombie. E quindi secondo me fa tipo un contagio alla gallina, presumo. Comunque, raga, il mini golem, oltre a comportarsi come il golem uguale, è solamente tipo da scabile. Potete vederlo tipo come animale domestico, volendo. Comunque, signore, siamo subito a vedere il secondo mob di quest'oggi, che non sarà proprio amichevole come il golem, ma sarà più che altro una cosa un pochino più, ci siamo capiti, no? Un pochino più molesta, come piacciono a noi. Allora, raga, il secondo mob si tratta del... pensavo fosse tipo un creeper, invece è un calamaro. Cioè, io volevo farvi vedere una cosa di attacco, un coso del genere, vabbè. Allora, ragazzi, abbiamo il calamaro normale, che è il classico calamaro, e abbiamo il baby squid, che è unicamente questo calamaretto. Vedete, un piccolo di calamaro, che è unicamente uguale all'altro calamaro, ma invece è un pochino meno calamarosa. Quindi, ragazzi, quando volete un calamaro piccolo, fate un calamaro e calamaro piccolo. Quindi, calamarone, calamarino, calamarone, calamarino. Sembra tipo uno scioglilingua, calamarone, calamarino, calamarone, cos'è sto co? C'è un salmone di quelli tipo preistorici. Lasciamo stare. Signori, passiamo subito al terzo mob. Ve lo faccio vedere così più rapido, perché altrimenti veramente, ragazzi, ci mettiamo fino a notte. E noi questa cosa non va bene, perché dobbiamo vedere i mob molesti, come dicevo prima, che sono quelli a cui interessano noi. Ok, i guardiani sono cose che a me... i guardiani, ragazzi, a me non piacciono assolutamente. Fanno un baccano micidiale e sono brutti. Non mi piacciono proprio. Quindi li facciamo in una zona lontana, che non ci debba più andare incontro. Allora, signori, qua c'è un buco. Li mettiamo qua in mezzo, via, che tanto questi qua fanno un baccano micidiale. Signori, il guardiano, ok, che è sta cosa che sembra tipo una polpetta marcia con gli occhi, che proprio lo vedete, proprio non è graziosissimo da vedere. Cioè, quando uno lo vede dice, ok, questo sembra il Dado Star che è rimasto fuori dal frigo tipo 4-5 giorni e fa sta fine. Beh, il baby guardiano sarà così, sarà letteralmente la sua versione, ma un pochino ridotta, un pochino che sembra più sempre un Dado Star, ma in versione mini, che
Però sì. No, ragazzi, però è più grazioso. Quello piccolino è più grazioso. Nonostante, ecco, guarda, se li guardate assieme, sono più carini, vedete. Se riguarda i singoli invece fanno proprio vomitare. Quindi signori, questo tra l'altro, tipo, metto un altro, avete due piccoli guardiani, guardate che bello. E tra l'altro lo segue il pa. Ah, lo segue, guardate raga, fa proprio come madre e figlio. O madre, padre, quello che vi pare. Praticamente i piccoli seguono il grande, proprio come una cosa genitoriale, vedete. Quindi oltre a essere il più piccolo, capisce anche la paternità che può avere il pesciolotto più grande. E fa tipo come proprio l'effetto famiglia, quindi... Oh, perfetto, clearnano tutto, mi sono anche tolto il costume da tigre, va bene lo stesso. Praticamente l'effetto che fa è che, guarda, i piccoli dopo seguono la madre, come se lei fosse proprio la loro genitrice e li porta in giro. Signori, questo è un altro modo di dire che è molto molto carino. Prima non ci avevo fatto caso a sta cosa, anche perché il mollusco non dava questa idea e neanche il golem, dato che erano dentro a degli spazi chiusi. Mentre proprio il figlio segue il padre, segue il genitore in maniera veramente molto molto smogosa. Quindi signori, questo era l'altro mob, andiamo subito 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 a vedere il prossimo. Raga, ve li faccio vedere veloce perché tipo abbiamo tutti questi qua e non so quanto tempo ci potrei veramente mettere, non voglio farvi perdere troppo tempo. Allora, zombie, questi qua ragazzi, faccio vedere subito veloce, tanto questi li conoscete tutti. Abbiamo lo zombie e il baby zombie. Lo zombie così e il baby zombie, che è appunto quello che ha spawnato prima, che il nostro golem ha tipo distrutto. Poi praticamente fa diventare zombie anche la gallina. Non capisco per quale arcano motivo, ma tipo crea proprio il mini zombie con la sua gallina. E il piccolo, come vedete, segue comunque il padre. Guardate, ne spawn un altro mini. E se il padre va in giro, loro comunque lo seguono. Sento proprio la paternità con lo zombie più vicino. Allora, signori, buttiamo giù subito il bellissimo Blaze, ok? Classico Blaze. E il suo figliolo, che è tipo la sua stessa versione, ma un pochino più piccola. Vediamo se sta anche quello col padre o se... Sì, forse sì. L'unica cosa brutta è che fanno tantissimo fumo e non si vede bene in faccia. Comunque, vediamo se ne spawniamo un altro. E lo seguono. Sì, anche questi hanno l'effetto paternale, sempre. Il fatto che seguono il genitore, ovvero quello più grande. Allora, signori, vediamo se il nostro bellissimo golem... Ok, si prende un po' di sberle. I piccolini penso che attacchino come quelli grandi. Se sentono minacciato anche la madre, attaccano, fatemi vedere. Perché sì, ok, che attaccano tutti quanti in gruppo. Attaccano tutti tutti quanti in gruppo. Signori, questo era appunto il nostro Blaze. Adesso ci penserà il golem a farli fritti, altrimenti mi bruciano l'intera mappa. E con ciò, raga, partiamo subito 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 a vedere anche il prossimo mob. Vi ripeto sempre comunque alla fine, scrivetemi qual è il vostro preferito. Al momento io devo dire che il mio preferito è il mini golem, perché è proprio il più belloccio, con anche il fiorellino in mano. È proprio bello quel mini golem. Allora, qui cosa abbiamo, raga? Abbiamo gli Enderman, signori. Gli Enderman mi piacciono. Gli Enderman, ragazzi, sono bellocci. Allora, andiamo subito a vedere come sono. Ci mettiamo qua in una zona abbastanza appartata. Ah, i golem, come vedete, comunque vanno sempre insieme. Il piccolo va sempre assieme al grande. Di qualsiasi mob, il grande va, il piccolo va col grande, sempre. Allora, abbiamo un Enderman. Signore Enderman, non scappi, però, Ok, questo è l'Enderman, anche se mi sembra tipo un piccolo di Enderman. E questo è il baby Enderman. Ok, si vede che... No, oddio, ok, si vede che lo stesso uovo di Enderman me lo può creare uno piccolo e uno grande. Comunque, questa è la versione mini, questa è la versione più grande. Però, tipo, se questo sparisce... Cioè, te lo spariscono anche loro? Non lo so. Comunque, raga, carinissimo anche questo. È proprio bello come Enderman. Guardate, proprio, siamo proprio un ranocchietto nero, proprio bello. Rimango sempre dell'idea che il più bello al momento è il... È il golem, perché raga, proprio il livello di ignoranza del golem è allucinantemente, svagosamente elevato. E a me piace tanto quel golem. E poi raga, perché, scusatemi, ditemi voi se trovate un mob più bello del golem tarquinio con la rosellina in mano. Scusate, ve lo faccio rivedere ancora una volta, perché raga, guarda, cioè, non esiste. Non può esistere un golem più bello, cioè un essere più bello del mini golem tarquinio. Allora, signori, però... Adesso è arrivato il momento del baby wither skeleton. Allora, c'è il solito scheletro wither, no? Che è quello così, no? Quello che sembra tipo finito dentro al carbone, dentro al camino del nonno mentre cuoceva le castagne. Suo figlio è molto svagosamente bello. Cos'ha in mano? Oddio, c'ha la testa dello scheletro! Raga, è fighissimo la testa dello scheletro in mano! Ah, non ha la spada! Ma per attaccare come faccio? Se io adesso mi metto... Oddio, raga, aspetta che mi viene proprio il colpo spastico. Se tipo... Lo faccio attaccare da un villico, no? Facciamo tipo così. Come lo attacca? Lo attacchi? Per favore. Ah, non lo attacca il piccolino? Cioè, se invece lui... Se lui, invece... Attacca lui? Non ho capito. Cioè, ma allora, se lui attacca... Lui? Ok, lo attacca. E il piccolino invece non fa niente. Il piccolino non attacca niente. Non può attaccare. Gira solamente con la testa di scheletro wither, che comunque è fighissima. C'è un bello scheletro wither. Ovviamente se adesso mi mettessi in... Aspettate un attimo. Adesso provo a mettermi... Provo a uccidere questo. Gli uccido questo, no?
e poi proviamo a vedere se è mansueto o se dei due è aggressivo. Guardiamo. Allora, state buoni, per favore. Allora, se adesso qua mi metto tipo in survival, no? Allora, mi metto così sono sicuro che non va a finire male. Ah, scappano via in paura. Scappano via, no, raga, guardate, scappa, fugge proprio. È sveltissimo, è rapidissimo. Non ce la faccio a prenderlo, vi giuro, è rapidissimo. Fa come il piccolo dei zombie, però lo fugge. Fugge con la testa di Skeletor Wither in mano. Porca miseria. Oh, ok, c'ho sto virgola che non vuole andare via. Praticamente non si fa prendere, però è totalmente innocuo. Quindi volendo, se uno tipo se lo fa amico, non saprei come, ma tipo riesce a farselo pet. Uno c'ha il pet, appunto, Skeletor Wither. Devo dire che è molto molto carino, anche perché guardatelo, c'è un po' bello. Non c'ha la spada, c'ha la testina di Wither, proprio svagosamente bello. Signori, questo era il mob, lo Skeletor Wither, e devo dire che è il mio secondo preferito. Il mio secondo preferito dopo il golem, cioè assolutamente questo, ragazzi. Questo è un po' piccolo, semmai siamo tutti dei ranocchi, non so perché, ma questo è veramente molto 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 bello. Raga, parte Subito con il prossimo. Ragazzi, ve li faccio vedere appunto in fretta, perché ce l'abbiamo ancora tanti da vedere. Ragazzi, ce l'abbiamo ancora il creeper. Sono curiosissimo di vedere anche il creeper, perché dato che è uno dei miei mob preferiti, devo dire che, ragazzi, scusate, cioè, se c'ho il mini creeper, quanto deve essere. Oh, è arrivato adesso il momento, ragazzi. Adesso abbiamo già il nostro bellissimo uovo di creeper e di baby creeper. Secondo me l'uovo di baby creeper sarà un qualcosa di proprio, di dire: oddio, voglio quel, datemi quel creeper, vi regalo mio figlio, datemi il creeper, vi prego, facciamo lo scambio, io vi regalo mio figlio creeper, voi mi date il vostro cucciolo di creeper, che è proprio bello. Qui c'è il classico creeper che sembra un gatto. A me sembra, non so, ragazzi, io la prima volta ho visto un creeper, ho detto, a me sembra un gatto, vi giuro, proprio è la prima impressione che mi ha dato. Il baby creeper è bellissimo, guardate, ragazzi, guardate che bello. Oddio, cioè, fatemi capire, manda fuori. Ah, che bello, praticamente quando sono vicini fanno proprio questo effetto di lanciare il magma, tipo l'effetto affettivo che dà la madre. E se ne metto due fanno tipo madre e padre, o fanno tipo solamente uno, non riconosce più i genitori, non lo so. Guardiamo, ragazzi, se fanno l'effetto materno, ok? Matrigno, non so perché mi viene fuori. Signori, abbiamo fatto l'allegra famigliola creeper col nostro... Si è affezionato anche questo? No, raga, fa la famigliola davvero. Non lo so. Ok, no, questo si allontana. No, ok, possono solamente avere la madre. Non c'è madre e padre, fanno solamente uno. Però, raga, guardate, la nostra mamma creeper ha i suoi piccoli creeperini, che hanno da notare la testa tipo il doppio del loro corpo. Comunque, questi sono i piccoli di creeper. Anche questi veramente, veramente proprio belli, raga. Guardate, ricordate, sono belli i piccoli creeperini. Cioè, sono proprio, sembrano delle meduse, dei molluschi, non so, però, raga, sono proprio belli. Mi raccomando, non fatevi saltare per... Arrio. Raga, ma se io mi metto in survival, i piccoli mi saltano per aria oppure no? Perdonate la mia inclinazione, aspettate un attimo. Ne faccio un altro, così non distruggo l'allegra famigliola. Facciamo un po' le persone brave e non distruggiamo le allegre famiglie di creeper. Perché se io metto un creeperino e mi metto tipo 0. No, questo salta veramente. Vabbè, raga, ma scoppia più della madre. Raga, scoppia più. Allora, guardate, un creeper salta così, no? Buongiorno, ok. Aia, fa un bello scoppio. Il figlio, prendete il figlio, anche se è tipo piccolissimo, perché è un po' un piccolo creeper. Scoppia esattamente come la madre, ma in maniera allucinante, signori. Tra l'altro mi sembra che tipo lanci anche gli zampilli di... Scoppia un po' tutto qua. Prossimo mob abbiamo i ragni, ok, quelli che mi piacciono letteralmente meno. I ragni e i mini ragni. Questi li guardiamo un pochino velocemente, perché i ragni non sono proprio la mia passione. Fatemi sapere, ragazzi, sotto qual è il vostro insetto che proprio vi fa più schifo. Io penso che, per un fatto, i calabroni. I ragni, ok, mi fanno schifo, va bene o male, ok, ma i calabroni devo dire che proprio li odio, li detesto proprio. Allora, il ragno, il classico. Ah, ok, praticamente anche questo fa come l'Enderman, ovvero crea un ragnetto o un ragnone in maniera totalmente randomica. Aspettate che... Ok. Vabbè, ma signor Skeletor, ma lei la denuncio per sfruttamento minorile, ma cos'è sta cosa? Ma mi scusi. Madre, si è arrabbiato. Vabbè, signor Golem, però se lei... O meglio, signor Skeletor, lei se la va a cercare. Cosa mi fa contro un Golem che è il doppio di lei? Comunque, mi crea anche qua dei mini. Ok, guardate, adesso poveri piccoli cercano la madre, che è disgustoso, perché per me i ragni sono proprio disgustosi, non mi piacciono proprio. Però il legame affettivo c'è anche tra ragni e madre ragni. Ragazzi, abbiamo lo shulker e il baby shulker. Molto carino anche lo shulker, raga, molto molto bello. Voglio vedere appunto anche questo come si comporta. Adesso andiamo a spawnare esattamente qua di fianco e vediamo appunto se fa il molesto, sia il piccolo che il grande, o solamente il grande essere un pochino più molesto. Questo è il nostro shulker, ok. Questo è il baby shulker.
Non ho capito cosa è successo. Un attimo. Ok. Adesso non aveva... Ok. I piccoli vanno ad attaccare. Lo attaccavano già o no? Ma okay. Signori, secondo me l'ha attaccato perché ha attaccato la madre. Quando il golem ha attaccato la madre, loro l'hanno subito attaccato e hanno ucciso il golem. Attenzione. Legame materno indistruttibile tra baby Shulker, cioè mamma Shulker e figlio Shulker sempre. Attenzione. Adesso ne creo un altro che andrà a attaccare subito quello grande. Ovviamente c'è la neve che rompe. Ok. Va a attaccare la madre e i figli attaccano subito. I figli la vanno subito a difendere attaccandolo, attaccando appunto il nostro povero golem, che finirà letteralmente in maniera abbastanza disgraziata, sempre che non lo vada a copare lui. Attenzione. Il piccolo di Shulker è veramente arrabbiatissimo. Questo sarà fatto più che altro i suoi. Attenzione, adesso lo va. Signor Golem, lei è un distruttore di famiglia, raga. Il Golem è molesto, signor Golem. Allora, questo è il piccolo Ghast. Questo è il Ghast di quelli proprio grossi. Ok, guardate che bello. Guardate che proprio tenera coppia di piccoli marshmallow volanti, quali il baby Ghast con la mamma Ghast, che girano proprio assieme cercando di andare a sconfiggere sicuramente il nostro povero Golem, che poi povero non c'è perché ha già distrutto due famiglie. Loro lo vedono, cercano di dargli contro, ma il Golem sembra... No, forse lo friendzonano. Ok, forse lei sta cercando marito, ma il Golem ha il naso troppo lungo e non le piace. Sì che non è buona. Quanto può essere ignorante il piccolo di strega, scusatemi. Cioè, la strega è... Cioè, sembra la Befana, guarda, cioè... La Befana, ok? Cioè, il piccolo della Befana, come può essere? Un Befana... Ah, è bellissimo il Befanino, dai! Ma c'è anche il gatto nero! No, vabbè, raga, aspettate! C'è il gatto nero! Cioè, c'è il gatto... Guardate! C'è il micio! C'è il micetto nero dietro! Ma di cosa stiamo parlando? Guardate! No, vabbè, è fighissimo! C'è madre, figlio e poi anche il micio! Vabbè, no, raga. Ah, no, ragazzi, qua... Cosa devo dire, ragazzi? Qua diventa terzo. Cioè, è bello... Non è... Cioè, ok, non è bello perché è ignorante. Vedete, proprio è ignorante. Però, ragazzi, c'è anche il micio. Cioè, guardate, cioè, sembra un topo, però è un micio. Cioè, e se ne faccio un altro, in questo è il gatto. Sì, anche questo è il gatto. Tutti avanti hanno il gatto, signori. Tutti avanti... Cioè, abbiamo due gatti. Una strega e due stregozzi. Sì, quindi io spawno. Adesso non vorrei essere troppo cattivo, perché se metto tipo il golem me li ammazza. Però vorrei fare proprio la prova con qualcuno che li possa, diciamo, molestare. Quindi ovviamente sempre comunque la neve che rompe le pelotas, perché sempre comunque così. È sempre comunque così. Adesso, per favore, ok. Adesso vediamo se i piccoli attaccano. No, i piccoli non fa niente. Dai, ma lasciali stare. Oh, orco. Orco, lascia stare sto stregozzo, per favore. No, raga, devo fare qualcosa, sennò questi me le coppa. No, non me le coppa, me le coppa, me le coppa. No, ok, l'ho salvato. No, raga, questi sono proprio... Non ti fa niente, quindi se io adesso mi metto tipo in... No, no, ma mi attaccano anche... Mi attaccano anche i gatti. No. Ok, mi sto sbagliando. Raga, ma è peggio della madre. È peggio della madre. Ci attaccano anche i gatti. Raga, ma avete visto quanta vita mi ha tolto? Ok, forse sono peggio della madre. Decisamente tanto. Mi è arrivato il momento che io non volevo fare. Il nostro baby Wither. Adesso sicuramente avrà la forza del Wither, perché se l'hanno fatto che tipo i figli fanno male come i padri, cioè la streghetta era più forte della madre, io mi immagino come sarà il Wither. Quindi andiamo a spawnarlo abbastanza distante. Oh, qua c'è un castello. Quale miglior posto se non in questa torretta disagiata, con sicuramente dei briganti dentro. Dico bene, signori? Cioè, andiamo qua. Ci sono i briganti. Abbiamo gli arcieri Nordska. Quindi gli sbattiamo sopra il Wither. Buongiorno. Salve. Ecco. Ah, lancia teste di Wither. Ed è una specie di Wither con una sola testa. Cioè, molesto, raga. Questo è molesto proprio. Vabbè, carinissimo comunque. È bello proprio. Cioè, per quanto possa essere molesto, come dicevo prima, guardate, è proprio un baby Wither. È un piccolo di Wither, appunto, un monotesta, che penso che però non sia craftabile come quell'altro, ma unicamente spawnabile tramite l'uovo. Adesso, sto coso qua però non si può guardare, perdonatemi, ma cos'è sto robo qui? Vabbè, lasciamo perdere. Signori, questo era l'altro mob, ovvero il nostro pericolosissimo e talebanissimo baby Wither. L'ultimo mob di quest'oggi, ragazzi miei,
È esattamente lui, l'uovo di drago. Adesso è dentro la mod, quindi secondo me sarà un drago particolare. Non so se è un mini drago, se è un drago grosso. Raga, andiamo solamente a vedere assieme e vediamo cosa ci salta fuori. Allora, no vabbè, ma è fighissimo. No raga, ma è bellissimo. No vabbè, ma se tipo io mi metto, se tipo io mi metto, oddio aspettate che ho paura, se io mi metto, è innocuo. Cioè, ma posso mettergli tipo, se faccio tasto destro, cosa fa? Ok, cosa ho fatto qua? Non ho capito, è andato via. Cioè, se gli do un colpo va via. Raga, non lo so come funzioni con l'uovo, con l'uovo di drago. Però fatto sta che appena lo spawniamo abbiamo un draghetto che è bellissimo, che vola attorno appunto al nostro vetto. Ma poi diciamo che quando clicchiamo sull'uovo lui ci va letteralmente dentro e perdiamo il draghetto. Non so se dopo debba schiudersi o faccia qualcosa di strano. Fatto sta che noi abbiamo il nostro draghetto, che volendo uno può ficcarsi l'uovo in casa, si può avere il drago che gli gira in casa senza però cliccare sull'uovo perché altrimenti va a finire male. Ma detto ciò, questo era l'ultimo mob di quest'oggi. Raga, fatemi sapere qual è stato il vostro preferito tra tutti quelli che abbiamo visto. Devo dire che, allora, visibilmente il draghetto è il più bello. Questo draghetto è proprio il più bello di tutti da vedere. Con ciò vi ricordo che se volete provare anche voi questa mod ve lascio qua sotto in descrizione. Non ci becchiamo in un prossimo video. Io vi saluto, qui da Nex è tutto.